a tutti cari amici di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. Amici, ma soprattutto amiche di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. E inviati e inviate di The Abusi Game e di WorldofWrestling.it. Qui è l'artefice, Jack in compagnia dello specialista, Michel. E dell'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo nuovo JMP. Ditelo a noi XL, dove andremo a simulare il Six Man, ragazzi. Quindi oggi ben sei estratti, sei commenti. Il Six Man. Direi, prima ovviamente di andare a estrarre la stipulazione. Ah, prima di stipulare? Esatto, che è una di queste sei. Prima di stipulare un rogito. Rogito? Questa qua che mi sembra più... Secondo me è una battle royale. Hell in a Cella! Ui. Hell in a Cella! Qua ce ne vedremo delle belle. Allora, ne estraiamo due a la testa. La testa? Sì. Allora. Due a testa. Ok. Ragazzi, oggi tanti commenti. Partiamo... da qua, io, allora, te, più in profondità, lui, rivado io giù adesso, rivai te, l'ultimo sotto, la Peppa, e te, bon, devo, no, niente, ah. Parto io? Vai, parti tu. Vai, Pep. Dalla parte di qua. No, di qua. Ah, vedi, già. Giorgio Lamperti che vuole Scott Hall o Bram Strowman o Booker T. Scott Hall non l'abbiamo, ovviamente. Come no? Certo l'abbiamo Scott Hall. L'abbiamo Scott Hall. Sì, che ce l'abbiamo. Non parlo più. Era uno dei... Eccolo là. Pensate a quante volte io abbia giocato questo gioco. Quell'altro mi hai detto Braun Strowman. Ah no, era solo un commento, lui. Sì. Ok, vai Michel. Jonah, che visse nella balena, tra l'altro. Eddie Guerrero. Ah, non era Geppetto. Eddie Guerrero o Randy Orton o Jeff Hardy? Viva Nikki Bella, ma vada per Eddie Guerrero. Eddie Guerrero. Li abbiamo perché deriva da un DLC. Deriva da un DLC. Ma io l'ho già messo. Matteo Restino, Randy Orton o The Rock? Comunque abbiamo Randy Orton. Abbiamo anche Randy Orton. Vedrai che l'ultimo dei sei sarà da scaricare. Quindi dobbiamo tornare indietro. Sicuramente. Poi torno io. Turnicati. No. Randy Orton. Brian Kane. Che vuole Andre the Giant. O The Ultimate Warrior. O Stone Cold. Andre the Giant. E l'abbiamo, l'abbiamo. Ce l'abbiamo, sì, ragazzi. Valentino Spina. Undertaker, Bray Wyatt o Sting. Vada mamma per Undertaker. Mia. Mamma mia, ragazzi. Per Bacco. Mi fa sempre più interessante questa Undertaker. E l'ultimo, Fortunato. Non ce l'abbiamo. Ripa 7 o Raipa 7. Non ci sta proprio in questo Fatal 4. Eric Rowan o Alberto Del Rio. Come diva Eva Marie. Eric Rowan. Ci mettiamo Eric Rowan, ragazzi. Per Bacco, che nomi che abbiamo lì, però. Che vi sarà dato, Eric Scott Rowan. E Andre the Giant, vecchia scuola. Il più scarso, Eric Rowan, con 74. Sta a vedere che, come dicevo io, come dissi sì, io quella volta... Andre the Giant 80. Come dissi io quella volta con Ziggler, guarda che tu quello che dai per sfavorito vedrai che vincerà. Io punto tutto su Andre the Giant. Io punto su Eddie Guerrero. Io su Undertaker. Certo. L'arena? Ditemi, l'arena? L'arena non ho. Non le abbiamo. Non ho preso l'urna. Dai, Pepino, devi. Se no, devi... faccio io l'urna umana. Ah, sì, dai, fai l'urna umana. Dai, fai l'urna umana per oggi. Dai, per oggi facciamola così a estrazione. Ho fatto totalmente l'urna umana. Un secondo, ragazzi, che si è interrotta la registrazione. A volte capita, non sappiamo. A volte capita, a volte no. A volte no. Questa era una volta sì. Una volta esatto. Eccoci ritornati, vai, andiamo a scegliere l'arena. Vai. Bash at the Beach. Come hai detto? No, perché sennò abbiamo anche questa, No.
Però una WCW ci starebbe bene. Infatti, Bash at the Beach. Dov'è? Questa. Ah. Io vorrei anche un match per il titolo. Con Scott Hall e Andre the Giant. Titolo improvvisato. Un Hardcore Championship. Un titolo. WCW Championship. Anche. Non c'è quello della WCW? WCW Hardcore Championship, WCW United States Championship, WCW World. Dai, tiriamolo via The Rock. Fai no, va bene, usiamo sempre per quello. Va bene, The Rock. Fai WCW lo Hardcore. Perde senza lottare. Direi di far partire il... Senza titolo? Sì, sì, l'ho messo, quello di The Rock. Ah, quello di non The Rock. Lo perde senza lottare. Iniziamo il... Six Men. Prima ho detto Fatal 4-Way, io sbaglio. Può darsi. Allora, due wrestler deceduti. Uno ritirato. Un non lottatore. Uno dovrebbe ritirarsi. E uno che non va più neanche a WrestleMania. Beh. 91-93. Ovviamente. Noi non abbiamo. Non ne abbiamo ancora parlato, appunto, della. Della decisione di Randy Orton di non affrontare Bray Wyatt a WrestleMania. Vogliamo magari parlarne oggi? Vediamo le entrate con prima una, di... Con una settimana di ritardo. Scott Hall. Però. Che volevo bello. Lasciare la parola a Pepino. Che bello il vecchio ring. Personalissimo gruppo di WhatsApp aveva la sua teoria. E che io ti imploro di dire anche agli amici. Le teorie che proprio non stanno in piedi, ma porca miseria, ma guarda che siete proprio da lì. No. Beh, volevo vedere le entrate prima di... Va bene, vai entrare. Allora devi commentarmela. No, vabbè, Scott Hall entra proprio da Buzzurro. Che poi la mia teoria ne avevo più di una, però vabbè. Una sì, era una quella più dell'altra. Ridicola. Di chi vince la Battle Royale di Ric Flair. Ma ragazzi, l'ho buttata lì. Siccome si è visto Ric Flair allenarsi per qualcosa e dice che non si ritirerà ancora, e visto che John Cena ha appena vinto il 16° titolo, Ric Flair dovrebbe andare al 17°, come disse a sua volta il nostro... Accadrà, ma non penso che lo vinca la Battle Royale per andare nel main event di WrestleMania e vincere. Ho capito, ascoltami, accadrà quando? Allora quando ha 80 anni, se non accade adesso che ancora... Accade in una sera, sviene, cade sul campione che è morto, vince il titolo e poi il campione rinsavisce. Guarda che la Battle Royale, come ho detto io... Magari no, vince no. La valigetta a Money in the Bank. Ma smettiamola, la Battle Royale, come hanno sempre detto loro... Non devi fare un cacchio per vincere. E Ric Flair di questo ne è esperto. Basta che sali sul ring, ti fai vedere, saluti il pubblico, scendi, ti siedi al tavolo di commento con gli altri tre e lasci far tutto finché si arriva all'ultimo. Arrivato l'ultimo, sali. Tra l'altro si sa Battle Royale a quanti partecipanti? No. Comunque la sua teoria è per me molto discutibile. Mi piace molto la sua, ma prima vi dico la mia, che è segue la mia card di Abusive Mania, che tra l'altro vedremo domani. Vince AJ Styles e poi ovviamente rinsavisce anche Randy Orton, che di nuovo reclamerà il suo diritto a sfidare il primo sfidante per avere a WrestleMania un triple threat match per il titolo di SmackDown tra il campione Bray Wyatt. No. Ce l'avevano qua prima. Il primo sfidante Randy Orton e il vincitore della Battle Royale AJ Styles. Adesso sono esplose le orecchie. Allora, cazzo. Allora è questo, Pepe. Scusate, problemi tecnici di trasmissione. Pepino si è accorto oggi che mi ha cambiato le cuffie. Soprattutto ma mi ha anche parlato sopra per tutta la mia teoria, quindi mi auguro che mi abbiate sentito. Ridilla. No, vince AJ Styles che incontro a tre a WrestleMania tra Randy Orton, che otterrà nuovamente il suo diritto, Bray Wyatt campione, il vincitore della Battle Royale AJ Styles. Lui ha una teoria interessante. No, è che la teoria è scontata come non so cosa, come i divani della poltrona e sofà. Però sbrigati perché è l'ultima settimana di sconti, eh. Sì, è l'ultima settimana questa. La Battle Royale la vince Luke Harper. Ma che bello vedere i filmati dietro i match di Andre the Giant. 99% la vince Luke Harper, ragazzi, la Battle Royale. Che genialata di M.
Ma è ovvio che la vince Harper. A proposito, chi fa? No, la faremo. La faremo. Secondo me 99,9% la vince Luke Harper. Secondo me, proprio perché è così scontata, non la fanno. No, ma dai, ragazzi. E dove lo mettono Luke Harper, ragazzi? Harper nel main event di WrestleMania. Ma no, ma neanche nel kickoff. No, poi Luke Harper ovviamente non andrà ad affrontare Bray Wyatt da solo, ma si inserirà, vedo, non so come, anche Randy Orton. Già fatto si appoggia le corde. Bene, chissà l'Undertaker allora. Pensate che la maggior parte di voi è nata dopo la morte di Andre the Giant, lui compreso, essendo morto nel 1993. E noi invece l'abbiamo visto in tutto il suo splendore. Ragazzi, io vi ricordo di andare a guardare WrestleMania 3 al Silverdome di Pontiac, 93.000 persone e body slam scacciato accompagnato di Hulk Hogan su Andre the Giant, col commento del mitico Dan Peterson. E ci avrà rimesso 4 vertebre Hulk Hogan, ma scacciato accompagnato. Era un altro Hulk Hogan, eh? Per Hulk Hogan di 30 anni fa. 87. Non so se adesso 200 kg giù Hulk Hogan riuscisse a sollevare, a fare una schiacciata a The Big Show o a Braun Strowman. Non riuscirebbe a farla neanche a John Cena. Devo però dire che mi sembra più affaticato Undertaker di Andre. No, aspetta, non è ancora entrato. Lo giudicheremo quando sarà sul ring. Comunque io punto tutto di nuovo su Andre the Giant. Non l'hanno Dio balsamato. No, E entra Kenny Omega. Kenny Omega perché? Comunque invece io vorrei capire, spiegate perché hanno messo Scott Hall e non Razor Ramon. Così è una mia curiosità. Dovrebbe esserci anche Razor Ramon, eh? Cioè, forse. Vabbè. Non so dirti. Nel caso, come non detto. Questo povero uomo invece dovrebbe essere guarito, ma ma lo tengono nel backstage. Mi chiedo perché c'è gente come Eric Rowan. Perché forse potrebbe intrufolarsi nelle storie tra. No, non può, perché anche di là a Raw. SmackDown. E non può intrufolarsi. Sì, è SmackDown. Attenzione, Andre the Giant sta già cercando. No. Ma non essendo, sono... essendo morto prima della creazione delle NSL, non ha idea di cosa. Ma quelli della Family non sono due di qua e due di là. Secondo me Eric Rowan è SmackDown, solo Braun Strowman è di là. Per me Luke Harper doveva debuttare, doveva fare il suo ritorno in quel di Raw, però si era infortunato Eric Rowan, quindi l'hanno mandato a SmackDown. Quindi sono tutti a SmackDown tranne Braun Strowman. A meno che ritorni Rowan a Raw, ma senza senso, ovviamente. Sarebbe una genialata senza senso. Comunque, stavo dicendo che Luke Harper vincerà la Battle Royale e poi in qualche modo Randy Orton si intrometterà nel main event, facendolo diventare un triple threat. Credo sia ormai scontato. Per me ma non ha senso qui a fantasticare, no, ormai. Ma allora, anche perché, scusa, ho letto su worldwrestling.it. Io manco ho letto, ma so già che avendo, sta cosa. No, che avendo rinunciato la vendita di rito, dovrebbe essere chi è arrivato secondo. È vero anche quello. Quindi Roman Reigns. Non sia mai, Però, ragazzi, ammetti che questa cosa scritto, che dici, che continui a dire dalla tua teoria, che poi sarà un triple threat. Randy Orton, se ha rifiutato adesso, cioè non vedo il motivo del perché dovrebbe rientrare però, dopo. Scusami, io però non ho visto firmare nessun contratto di rinuncia, è la sua parola. Ma se lui ha rinunciato, non vedo perché dovrebbe riessere riammesso dopo. Perché non ha firmato nessuna rinuncia. Secondo me Bray Wyatt come posso dire, lo invita nel main event. Ah, certo. No. In modo che, dato che Bray Wyatt ormai si fiducia, si fida ciecamente di Randy Orton. Non ha senso.
Beh, diventerebbe no, io comunque invece un credo 2 contro 1, ragazzi. Passeranno ancora delle settimane in cui Randy Orton sarà lo zimbello di Bray Wyatt finché deciderà di ribellarsi e tornerà ad avere il diritto. Secondo me invece Randy Orton non si ribellerà, perché Bray Wyatt terrà il titolo anche dopo WrestleMania. Ma potrà per farlo vincere, eh? No, perché se Randy Orton si ribella, allora è quasi scontata la sua vittoria a WrestleMania. Ragazzi, però non può ribellarsi e poi perdere, ragazzi. No, allora non ci sta. Io volevo farvi notare invece le parole di Randy Orton a Bray Wyatt, che ha detto: finché sarai tu campione, io non. Vuoi vedere che in queste settimane, anche andando a WrestleMania, Bray Wyatt perde prima e Luke Harper lo vince? No, lascia perdere Luke Harper. Vabbè, magari vince. Se fissa con Luke Harper, perde Bray Wyatt il titolo e allora Randy Orton decide di riammettere la sua candidatura e dire: vado contro il campione. Però giustamente Bray Wyatt avrebbe diritto alla rivincita e diventerebbe quella comunque un triple threat match, come quella la faranno dopo. Secondo me, ragazzi, il triple threat tra Harper, Orton e Bray è sicuro ormai, è sicuro. Scriveteci la vostra opinione nei commenti se vi sta bene una di queste tre, oppure formulate la vostra. L'unico responso che possiamo dire AJ Styles è... non ci sta. Oh, ormai l'hanno costruito tutto. Guardalo, intorno, ma ha trapassato Andrea De Giacomo. Giustamente prima dici: dove lo mettiamo Luke Harper? E dove lo mettiamo AJ Styles a WrestleMania, che già l'anno scorso ha jobbato a Jericho. Perché sai perché non sanno dove metterli? Perché hanno fatto una road to WrestleMania di merda. Strano, scusate, eh? Ragazzi, ma è proprio così. Mai. Mamma mia, che brutte cose, ragazzi. Quest'anno proprio cose. Quest'anno stanno facendo disastri. Disastri. Sono veramente scontento. Beh, già arrabbiato. Decidere di mandare campione Bray Wyatt, con tutto il rispetto. Dai, Bray Wyatt doveva vincere a WrestleMania il titolo. Ragazzi, calcolate che abbiamo due campioni a WrestleMania, Bray Wyatt e Kevin Owens. Kevin Owens non Kevin si Owens sa. Kevin Owens. Anzi, a proposito di Kevin Owens, ragazzi, allora c'è stata la litigata, ci sono separati. Meno male. E io credo che a Fastlane Kevin Owens lo perda il titolo, No, conoscendo Vince McMahon, lo perde il titolo Kevin Owens. E a WrestleMania ci sarà Kevin Owens contro Chris Jericho per il titolo degli Stati Uniti. Certo, Brock Lesnar, anche io da nulla su Undertaker. Goldberg, no, ho detto Kevin Owens contro Chris Jericho per gli Stati Uniti. Ho capito, ma Goldberg? Goldberg vince campione. Il titolo e va contro Brock Lesnar, cioè, per il Goldberg titolo universale. Col titolo, ma ci rendiamo conto della castroneria? Queste sono le cose che piacciono a Vince McMahon. Ma smettiamola, Peppino. Goldberg che deve fare ancora un match, poi se ne va? Non è detto che se ne va. Ma dai, non resta oltre WrestleMania. Chi te Goldberg l'ha detto? Non doveva, ma già, è già non tanto doveva che restare neanche dopo appunto, Royal, è già tanto dopo che è stato Survivor qua CBS fino adesso. È già tanto che è stato qua fino adesso. Dai. Però è anche vero che se gli hanno fatto firmare dei contratti, magari. Dai, ragazzi, fanno il match a Fastlane. Fanno il match a Fastlane, non gli fanno vincere il titolo. Ma no, e potevano, scusa, anche risparmiare il match. Distrugge in ma 90 no, secondi Brock Lesnar. Kevin Owens, chi lo aiuta? Il main event di Fastlane dura 3 secondi. O interviene Brock Lesnar a Fastlane. È probabile. O Kevin Owens lo perde. Io vi dico già adesso che Kevin Owens no, perde. Devono il mantenere, no, devono mantenere viva non la possono fiamma. Ma ragazzi, tra Brock e Goldberg. Ok. Quindi ok, va bene. Però anche a mandare Kevin Owens e Chris Jericho, che sono in faida a WrestleMania uno contro l'altro, perderebbero un match titolato, perché tutti e due hanno il titolo. Cioè, uno dei due deve perderlo. No, perché non mettono in palio il titolo? Beh, può perderlo. Perché Jericho, non puoi andare a WrestleMania? Può perderlo Jericho, Può perderlo Jericho, ok. A favore di Sami Zayn. Ah, beh. Non ne sono convinto. Beh, Dio, perdere il titolo Fastlane negli Stati Uniti per ambire al titolo Universal il mese dopo ci può stare. Ci può stare, sì. Ci può stare, sì. Comunque, secondo me, uno dei due lo perde. Io sono più convinto Kevin Owens, che Kevin me. Owens uscirà da Fastlane con il titolo alla vita, perché interverrà Brock Lesnar.
Guarda, io sinceramente spero proprio che succeda. Cosa stanno facendo succeda Randy Orton come e dici tu, Eddie Guerrero? L'amor. stanno facendo amando. L'amor. Io spero proprio che succeda come dici tu. Però tutte le volte che spero io una cosa succede un'altra. Allora, ormai penso al contrario. Non sperare secondo perché... Secondo me Goldberg vince il titolo. Cioè poi non ci sarebbe partita, ragazzi. Goldberg ha distrutto i 90 secondi Brock Lesnar. Cosa vuoi che ne faccia di Kevin Owens? Appunto, è troppo scontato che batta Kevin Owens, quindi non lo batte. Cioè no, tu vuoi veramente immaginare il co-main event di WrestleMania a titolo universale in palio Brock Lesnar contro Bill Goldberg? 12, ma queste sono le cose che ama Vince McMahon. Un match che è stato fischiato dall'inizio alla fine a WrestleMania 2004. Ma cosa ti pensa che non succeda a che hanno mandato trentesimo Roman Reigns? Cosa ti pensa che non può succedere? Può succedere, ma tranquillamente. Everything can. Sono di quelle menti bacate in quella. Cioè, tra i personaggi che non possono avere un titolo in WWE ci sono proprio quei due lì, Rock e Goldberg, che adesso come adesso nelle loro condizioni non meriterebbero e non potrebbero avere un titolo. No. Sono part-timer, sono che vengono una volta ogni Goldberg tanto. Può anche vincere il titolo magari nel pay-per-view dopo WrestleMania, ma non a WrestleMania. No. Potrebbe vincere Fastlane e perderlo a WrestleMania. Ma WrestleMania vuol dire che ha comunque un match titolato, e se tanto mi dà tanto è contro Brock Lesnar, se lo perde lo vince Brock Lesnar, che è parente di prima. Ci sta a farglielo vincere in un pay per view di mezzo, ci sta tra virgolette, ma non a WrestleMania. E allora lo vince a Fastlane o lo perde la sera dopo? Allora? Chi lo batte? Chi lo batte uno che ha distrutto Brock Lesnar in 90 secondi? Puoi battere Goldberg. Ah, non puoi battere Goldberg, allora non deve vincere il titolo, punto e basta. Punto? Perché se vince il titolo non lo può battere nessuno dopo. Esattamente. Allora basta, non vince. No, perché se Goldberg distrugge in 90 secondi Lesnar e poi perde la sera dopo con Owens, va bene che la credibilità della WWE ormai è pari. Ma neanche perdere a Fastlane con Owens non ha senso allora. Certo, perché interviene Brock Lesnar. Ah, beh. L'unica è quella lì di Brock Lesnar, ragazzi. Altrimenti Goldberg nuovo campione, a meno che Kevin Owens appena inizia il match si fa squalificare. Mamma mia, incredibile. Comunque stanno facendo un macello incredibile e non tirano fuori un match decente, ragazzi. WrestleMania più si va avanti più il rest più no ragazzi scusate più per meno no. WrestleMania più si va avanti meno si vede wrestling. Tu devi capire che sono passati tanti anni, più si va avanti con gli anni e non saranno più le regole dal nulla. Non saranno più, ragazzi, ci saluta senza arbitro 2 e 3 vince Randy Orton. Randy Orton schiena colui che debole. Non è stato pronosticato e ha schienato proprio quello più scarso e quello si sapeva. Comunque stavo dicendo che le WrestleMania più andremo avanti, più saranno peggio perché non ci sono più i grandi atleti di una volta. I grandi nomi. Si continuano a puntare su quelli vecchi. I grazie. Grandi personaggi. Non riescono a trovare un personaggio che sia personaggio. Ormai dopo l'epoca gli Hogan, i Macho, ma tutta quella gente lì non ci sono più. Sono morti tutti. No, Hogan è ancora vivo. Però anche di Animal Joe Steel. Poverino. Un saluto a George Animal Steel. Kolov. Neanche a Kolov, ma lui sinceramente di meno. Ragazzi, non ci sono più quei personaggi. George Animal Steel che era innamorato di Miss Elizabeth che mangiava i cuscinetti del ring. Animal Steel però, non certo, Elizabeth. Certo. No. L'uomo con più peli sulla schiena che io abbia mai visto in vita mia. Con la lingua blu. No, beh, c'è Brutus, ragazzi. Vabbè. Tra lui e Brutus, almeno gioca, Brutus no? Non mangia i cuscinetti. Chi te l'ha detto? Vai a casa di però mangia il cioccolato bianco spesso così. È vero. Grande Brutus. Comunque, un'altra cosa riguardo WrestleMania, il tag team misto con John Cena e Nikki Bella contro The Miz e Maryse.
Arriva. Anche che porta poi... tagliatemi le vene, perché ragazzi. Tagliatemi le vene, che magari ma sto meglio. Povero The Miz. Ma no, The Miz. Ma povero John Cena. Ma John Cena, chi se ne frega? Si è ridotto a fare quei match qui. Sì, ho capito. Lui quello che via è John l'uomo Cena. Che ma dovrebbe cavolo, fare i match per... Cioè, fa un match misto contro... Guarda che altrimenti manteneva il titolo. Un calo. Cioè, John Cena che si conferma campione a WrestleMania, i suoi biglietti li vende. Dopo WrestleMania... credo faccia un'altra pausa. Però, mamma mia. Però, ragazzi. Match così a John Cena. No, sarà forse anche una delle sue ultime WrestleMania. Non possiamo metterlo in un tag team misto, ragazzi. Che partorisce ste robe. È anche un tag team normale misto. Che... Vabbè, e arriva il finocchietto selvatico. Finocchietto selvatico. Chi è che ha vinto, ragazzi? Randy Orton ce l'avevo io, Matteo Restino. Grande Matteo, più 8. Perché ce l'avevo io per quello che ha vinto. Sì. Quelli che hai tu qua vincono, ma nella GM Mode ti salutano. GM Mode che tornerà sabato. È vero. Domani però ci sarà un match di Abusive Mania 3. Ah, è vero. Quindi ci vediamo subito domani. E poi sabato e domenica. E dobbiamo anche fare una correzione sul nome del proprietario dell'arena. Domani lo diciamo. Ah, ok. Quindi per oggi è tutto. Io vi ricordo come sempre di lasciare un voto a questo video e di iscrivervi al canale sempre. Se vai, se non... non l'abbiamo detto. Sa bene. Devo dirlo. Vedete che ha portato bene. Guardala lì gesto. Che... Ragazzi, io... quando stavo guardando la puntata di Raw non ho guardato il match, però quando è uscita la schermata dove facevano vedere Bayley contro Charlotte per il titolo ho subito detto ok, stasera Bayley vince il titolo. Beh, ciao, era scontato anche quello, i match non in i pay-per-view non li perde. Allora qui hanno tirato fuori la genialata, dai facciamolo Raw questo match per il titolo, che ma aveva cioè se l'ha guadagnato sto match titolato o no? Però l'unica che potevi mettere è farla vincere, e così è stato. Dopo Naomi, se abbiamo pure Bayley, però meglio Bayley che Naomi. Comunque io ho ricordato di lasciare un mi piace o un non mi piace, scrivete che non è semplice, ma se non l'avete ancora fatto. Bravo. Grandissima novità 2017, gli Abusive Game anche su Instagram, unitamente a Facebook e a Twitter. Quindi ovunque voi scriviate, noi vi risponderemo prima o poi, sempre che lo facciate con gentilezza, perché nulla vi è dovuto. Bene, e io vi ricordo sempre di mantenere alto l'onore del wrestling italiano, seguendo le federazioni sparse dappertutto che ci sono. Tra l'altro adesso anche la nostra federazione FCV di Pero si è anche sdoppiata e ha aperto una nuova sede a Rubiera, che è in Reggio Emilia. Perfetto, quindi se siete anche dalle parti emiliane, quindi non dovete più venire fino a Pero, ma l'FCV c'è anche da voi, quindi andate, guardate, iscrivetevi, allenatevi, fate quello che volete, però andateci, siateci. Quindi per oggi è tutto, dall'artefice Jake, dallo specialista Michel e dall'eremita Pepino. Alla prossima, cioè domani. Ciao belli. Ciao Insanity.